Buonasera a tutti, eccoci qui al quinto di questo ciclo di incontri e discussioni su tematiche che riguardano l'arte, la cultura e la salute. Stasera è una serata molto particolare perché parleremo di un argomento veramente intrigante, interessante, avremo anche degli ospiti di eccezione. Quindi il tema è questo e mi voglio ricollegare al tema del precedente incontro. Vi ricordate che era la felicità? Non so chi di voi ci fosse la volta scorsa, ma diceva Mark Twain: per cogliere tutto il valore della felicità devi avere qualcuno con cui condividerla. E questo ci richiama a questo concetto di empatia. Questo ci porta al tema di oggi, appunto, l'empatia e questa scoperta che fu fatta negli anni 90, perché l'ospite esterno che ci parlerà attraverso un video registrato è Vittorio Gallese, che è un grandissimo neuroscienziato. Qui vedete la sua famosa pubblicazione del 1996, che non è in realtà la prima, ma quella che poi diede proprio l'inizio di questo filone, in cui parla dei neuroni specchio. Ecco, dobbiamo dire che dopo questa pubblicazione scientifica la neuropsicologia cognitiva non è stata più la stessa, se ne è parlato tantissimo e questa sera lo riprenderemo anche con il collega neurologo. Ecco, per dare proprio un quadro molto semplice d'insieme, questi neuroni si attivano o facendo un'azione, ed è logico, questi neuroni motori, o anche vedendola fare da un simile, e questa fu una scoperta fatta nei macachi all'inizio. Questi neuroni specchio in sostanza permettono di capire gli altri e di entrare più facilmente in relazione con gli altri. Se sono lesionati, potrebbero essere implicati in alcune sindrome neurologico psichiatriche, ma questa è un'area ancora di dibattito. Sono stati osservati non solo nei macachi ma anche nell'uomo, ma anche negli uccelli, e sono messi in alcune aree particolari del cervello, tra l'altro vicine all'area che è responsabile del linguaggio, per cui c'è una grossa discussione se effettivamente possono essere stati evolutivamente anche un meccanismo per innescare il linguaggio nell'Homo sapiens. L'importanza di questa scoperta per l'attività culturale in particolare è esemplificata da questo studio di Gallese con un gruppo di colleghi che fu pubblicato nel 2019, quindi 2 anni fa. Ecco, fu un esperimento che si svolse in un cinema di Berlino dove dei partecipanti andavano 2 volte a guardare delle scene di film molto emozionanti che erano state precedentemente valutate, che suscitavano divertimento, rabbia, tenerezza o paura, e una volta assistevano da soli a questa proiezione e un'altra volta invece assistevano in gruppo. E lo studio voleva vedere se la presenza di altre persone influenzava dei marcatori di processi emotivi in funzione del godimento solitario o in collettivo. E i risultati sono stati molto sorprendenti perché hanno messo in evidenza un chiaro effetto della presenza di altre persone nella modificazione, ad esempio, della regolazione vagale a livello fisiologico, con una maggiore intensità emotiva e impegno empatico esplicito con i personaggi dei film. Il gruppo di Gallese ha anche recentemente proposto una scala per misurare l'empatia delle persone. Eventualmente, se al termine rimarranno 2 minuti, potremo insieme fare un test e quindi capiremo se siamo davvero empatici o meno. Vi sottoporrò una serie di domande a cui voi potrete rispondere nella vostra mente. Bene, detto questa breve introduzione, adesso partirei con il video. Buon pomeriggio,
Desidero iniziare innanzitutto scusandomi per non poter essere presente insieme a voi a Lugano. Purtroppo in questo periodo dell'anno sono nel pieno della didattica e mi sarebbe risultato impossibile raggiungere Lugano in questa data. Desidero ringraziare il professor Enzo Grossi per questo invito a partecipare a questo ciclo di conferenze su cultura e salute e desidero anche particolarmente salutare il maestro Michelangelo Pistoletto e il professor Alan Kellin che discuteranno questo intervento. Ricordo di aver incontrato il maestro Pistoletto in un paio di occasioni al Museo Pecci di Prato in occasione di una conferenza sulla neuroestetica a cui avevo partecipato con Semir Zeki e David Friedberg, e in un'altra bella occasione durante una biennale a Venezia in cui Michelangelo Pistoletto frantumava degli specchi con una mazza durante una performance. Parleremo di specchi anche oggi, di neuroni specchio, una scoperta fatta dal nostro gruppo esattamente 30 anni fa, nel luglio del 1991, che ha sicuramente dato una svolta alla mia carriera, nel senso che mi ha portato progressivamente a interessarmi della dimensione sociale dell'essere umano, la dimensione dell'intersoggettività, la dimensione dell'empatia, e da questo punto di vista mi ha poi fatto approdare a un dialogo con le scienze umane che si è sostanziato in contatti, collaborazione con filosofi della mente, con storici dell'arte in particolare. Con David Friedberg, dando così l'inizio a un filone di ricerca di estetica sperimentale che continua ancora oggi. Arte, bellezza e empatia, il ruolo dei neuroni specchio. Ecco, detto così, sembra ed è troppo schematico. Più che il ruolo dei neuroni specchio, parlerei del ruolo di un meccanismo funzionale di base di funzionamento del nostro cervello che ho definito simulazione incarnata, embodied simulation, meccanismo di cui mi sono occupato ovviamente solo dopo la scoperta dei neuroni specchio. Quello di cui vorrei parlarvi oggi è il nostro rapporto con le immagini, in particolare con una tipologia speciale di immagini, le immagini cioè realizzate da noi umani. La nostra specie si può essere caratterizzata per una particolarità rispetto alle altre specie animali, incluse quelle a noi più vicine, cioè mi riferisco ai primati non umani. Beh, questa caratteristica, a mio modo di vedere, consiste nella vera e propria ossessione per non accontentarsi del mondo della realtà fisica in cui viviamo, quel mondo che condividiamo con tutti gli altri esseri viventi, e da questa insoddisfazione costitutiva per il mondo fisico nasce l'ossessione per la creazione di mondi paralleli, i mondi delle immagini create dall'uomo, i mondi delle storie narrate dall'uomo. Quindi, così come siamo ossessionati dal creare storie e immagini, siamo compulsivamente attratti da queste storie e da quelle stesse immagini. Qui vedete, in questa diapositiva ho raccolto la copertina di tre libri che secondo me hanno rappresentato un cambio di paradigma, ponendo le basi per quella che nel mondo anglosassone si chiama visual culture e che nel mondo tedesco viene chiamata Bildungswissenschaft,
ossia la centralità delle immagini per comprendere l'umano. Questi tre libri sono stati pubblicati nel giro di 20 anni. Il primo è The Power of Images di David Friedberg, pubblicato nel 1989. Il secondo è What Do Pictures Want, pubblicato da Tom Mitchell nel 2005. Il terzo è La teoria dell'atto iconico, pubblicata da Horst Bredekamp nel 2010. Che cosa accomuna questi tre libri? Mettere a fuoco la centralità delle immagini per noi umani e in particolare il potere che le immagini esercitano su di noi. Un potere talmente forte che spesso, storicamente, porta gli umani a voler distruggere le immagini con quelle azioni che individuiamo col termine di iconoclastia, di cui purtroppo abbiamo avuto esempi recentissimi nella guerra in Siria, dove interi siti archeologici, statue, costruzioni sono state completamente devastate. Come vediamo le immagini? Come guardiamo le immagini, in particolare le immagini create dall'uomo? Questo è un tema tipicamente di estetica, ma io vi inviterei a concepire l'estetica nell'accezione più larga del termine. Lo faccio qui citando un brano di un libro pubblicato nel 2018 dal filosofo americano Mark Johnson, The Aesthetics of Meaning and Thought, dove scrive: L'estetica si estende fino a comprendere tutti i processi mediante i quali creiamo significati attraverso la percezione, il movimento del corpo, il sentimento e l'immaginazione. In altre parole, tutta l'esperienza significativa è esperienza estetica. Quindi, secondo questa accezione, l'estetica è la conoscenza del mondo attraverso i sensi del nostro corpo, è la conoscenza sensibile, è il pilastro fondamentale su cui fondiamo il nostro rapporto con il mondo. Storicamente, poi, questo termine, si è in qualche modo specificato venendo a designare il rapporto con una particolare, tipologia di immagini. Le immagini artistiche, arte è un altro termine che dobbiamo connotare storicamente, non definiremo artisti sicuramente gli autori delle pitture paleolitiche che troviamo nelle grotte di Chauvet, di Lascaux o di Altamira. Quindi, così come arte è venuto a caratterizzare un particolare aspetto dell'attività umana, così estetica è venuta a delimitare un ambito all'interno della filosofia che si occupa per l'appunto di belle arti. Ecco, quello che io vi invito a fare è, seguendo l'etimologia del termine, di considerare l'estetica nella sua accezione più ampia. E vi dicevo prima di come, a partire dalla scoperta dei neuroni specchio, mi sono interessato sempre di più alla dimensione interpersonale della conoscenza, e questo mi ha portato ad avvicinare David Friedberg, che è professore di storia dell'arte alla Columbia University e direttore dell'Italian Academy della stessa università. Lo invitai a Parma a fare un seminario, iniziamo un dialogo che ci portò poi nel 2007 a pubblicare su Trends in Cognitive Sciences questo articolo, Movimento, emozione ed empatia nell'esperienza estetica. Uno dei punti fondamentali che proponiamo in questo lavoro è che un elemento cruciale dell'esperienza estetica delle immagini consiste nell'attivazione di meccanismi di simulazione dei gesti, delle emozioni e delle sensazioni somatiche contenute nell'immagine stessa. Ovviamente la nostra risposta alle immagini è modulata socioculturalmente, dalla nostra identità, dal nostro background culturale, dal canone estetico in cui nasciamo e abbiamo un rapporto con le immagini,
Ma questi meccanismi di cui parliamo qui, noi li riteniamo essere universali. Sono i mattoni fondamentali con cui si costituisce il nostro rapporto con le immagini, mattoni con cui in epoche diverse e in culture diverse possiamo costruire, per così dire, edifici, diversi, cioè possiamo costruire manufatti culturali, differenti e possiamo rapportarci in maniera differente con i manufatti naturali. Cioè, voglio dire, il fatto che esistano dei meccanismi corporei, neurobiologici universali non ci condanna necessariamente, come spesso si dice all'interno delle scienze umane, a una sorta di neurodeterminismo o meccanicismo neurale, che è quanto di più lontano ci sia dal mio modo di vedere le cose. Quindi, sostanzialmente, quello che le persone che fanno il mio mestiere cercano di fare in questo ambito è fare domande al cervello-corpo. Qui vedete il cervello, ma dal mio punto di vista non si capisce il cervello se lo si separa dal corpo, che è la sua interfaccia con il mondo esterno. Facendo domande al cervello-corpo cerchiamo di capire meglio in che cosa si sostanzia il nostro rapporto con le immagini. E nel farlo, da diversi anni, una caratteristica del mio approccio all'estetica sperimentale è contrastare quello che io chiamo l'imperialismo del cervello visivo, o lo potremmo anche definire come puro visibilismo, cioè l'idea che per studiare il nostro rapporto con le immagini è sufficiente studiare la parte visiva del cervello. Le cose non stanno così. Più di 30 anni di ricerca neuroscientifica ci consegnano un'idea della visione molto più articolata e complessa. Osservare il mondo, cioè, è più complesso della semplice attivazione del cervello visivo. La visione è multimodale. Comprende l'attivazione di circuiti cerebrali, motori, tattili, legati alle emozioni. Quindi diciamo che il primo ad essere sinestesico nel nostro rapporto con la realtà è proprio il cervello. Un altro aspetto spesso messo tra parentesi quando si parla di questi argomenti è la nostra practognosia, come la chiamava Merleau-Ponty, cioè le nostre potenzialità motorie, che sono straordinariamente centrali nel dare forma e definire la nostra Umwelt, cioè il nostro mondo, il mondo che percepiamo, che è anche il mondo in cui agiamo. Una delle scoperte principali che è stata fatta dal nostro gruppo di ricerca qui a Parma è proprio questa, cioè mostrare come il sistema motorio non interviene solo per farci muovere, ma si attiva anche quando noi siamo fermi e, ad esempio, guardiamo degli oggetti, guardiamo gli altri muovere o ci immaginiamo di muoverci. Quindi questo attribuisce al sistema motorio un ruolo cruciale non solo nel rendere possibile il movimento, ma anche nella percezione e nella cognizione. Il sistema motorio, per come l'ho studiato io con i miei colleghi, in oltre 30 anni di carriera fa molte più cose che mandare impulsi ai muscoli. Le aree motorie, frontali e parietali non si limitano quindi a controllare l'azione, ma costruiscono anche una mappa integrata in formato corporeo delle azioni, degli oggetti e dei luoghi nello spazio verso cui sono dirette le nostre azioni. Veniamo ai neuroni specchio. Come vi dicevo, li abbiamo scoperti nel 1991, abbiamo pubblicato il primo breve articolo nel 92, il primo articolo esteso in cui abbiamo proposto questa denominazione lo pubblicammo su Brain nel 1996. Sono neuroni che, non sorprendentemente per un'area motoria, si attivano tutte le volte che il macaco esegue degli atti motori finalizzati come afferrare degli oggetti. La novità è che quegli stessi neuroni, in assenza di movimento, si attivano anche, e vedete la scarica, quando il macaco osserva qualcun altro eseguire gli stessi movimenti. Veniamo rapidamente all'uomo. Qui devo essere molto conciso, quindi questo
immagine colorata dell'emisfero del cervello umano mostra le aree parietali, premotorie, frontali inferiori che rispondono sia all'esecuzione che all'osservazione di azioni su oggetti, azioni simboliche, comunicative o semplici movimenti corporei. E la cosa più interessante per il discorso di oggi è che anche immagini statiche che riprendono azioni evocano la risposta del cervello motorio di chi guarda, come dimostrato da questo lavoro di elettroencefalografia. Ma c'è di più: più dinamica è l'immagine statica che rappresenta un'azione, più forte è la simulazione di quell'azione nel cervello di chi guarda, più forte è l'attivazione del cervello motorio dell'osservatore che, ripeto, non si muove ma si limita a osservare l'immagine statica di un'immagine altrui. Quindi le immagini di sinistra sono più efficaci di quelle di destra perché hanno un contenuto dinamico maggiore nell'evocare la simulazione del movimento nel cervello di chi guarda. Ma questa che ha caratterizzato la prima fase della ricerca sui meccanismi di rispecchiamento legati all'azione si è rivelata essere la punta di un iceberg molto più voluminoso. Cioè, meccanismi analoghi sono risultati essere presenti anche nel dominio delle emozioni. Quindi, per motivi di brevità, vi presento il primo nostro esperimento che per la prima volta ha dimostrato come un'area cerebrale attivata dall'esperienza in prima persona soggettiva di un'emozione di base, in questo caso il disgusto, si attiva anche all'osservazione dell'espressione di quella stessa emozione manifestata dalla mimica facciale di un attore. Stessa logica per il tatto. Le aree che si attivano quando il mio corpo viene toccato, come l'area somatosensoriale seconda che si trova nell'opercolo parietale, si attiva anche quando vedo toccare la parte equivalente sul corpo di qualcun altro. E questo è un lavoro di Hutchinson del 99, in cui in un paziente neurochirurgico cosciente durante l'intervento viene registrato un neurone specchio per il dolore. Cioè, questo neurone registrato dall'area cingolata anteriore si attiva sia quando il paziente riceve l'applicazione di uno stimolo doloroso che quando lo vede applicare al dito del neurochirurgo che gli sta di fronte. Quindi il mio modello di embodied simulation, di simulazione incarnata, che ho proposto già a partire dal 2003, è il tentativo di connettere le tessere di questo mosaico proponendo un meccanismo funzionale che spiega tutta questa varietà di meccanismi di rispecchiamento che sono stati rilevati nel cervello umano. Grazie all'attivazione dei meccanismi di rispecchiamento possiamo quindi cogliere il significato di molte azioni, emozioni e sensazioni altrui con una modalità particolare, dall'interno. Grazie a questi meccanismi, in altre parole, riconosciamo in quello che osserviamo scopi e intenzioni motorie, emozioni e sensazioni senza necessariamente utilizzare il ragionamento inferenziale in formato linguistico, il che ovviamente non significa che noi non possiamo farlo, di fatto lo facciamo. Quello che voglio dire è che, contrariamente al dogma, lasciatemelo dire, del cognitivismo classico, questo tipo di approccio inferenziale all'altro non è the only game in town. C'è qualcosa di molto più verosimilmente antico, sia filogeneticamente che ontogeneticamente, che ci mette in qualche modo in un contatto esperienziale più diretto con l'altro. Forse a questo livello non usiamo inferenze logiche, ma inferenze corporee. Ma questo stesso discorso della simulazione incarnata vale anche per un'altra dimensione importantissima dell'umano e rilevantissima nel nostro rapporto con le immagini create dall'uomo, quindi nella nostra esperienza estetica dell'arte e del cinema, ossia l'immaginazione.
Le neuroscienze oggi ci permettono di dire che il confine tra il mondo reale e quello immaginario e immaginato è molto meno netto di quanto non si sia sempre pensato. Perché possiamo fare questa affermazione? Perché vedere e immaginare di vedere, fare qualcosa e immaginare di farlo, condividono l'attivazione di parte degli stessi circuiti cerebrali. Questa doppia attivazione, quando vedo e quando immagino di vedere, quando sento e quando immagino di sentire, quando agisco, quando immagino di agire, viene qualificata in termini di riuso neurale, per usare l'espressione coniata da Michael Anderson. Io avevo parlato di neural exploitation, Steve Dehan ha parlato di neural recycling. Io ho deciso di adottare il termine di Michael Anderson perché è più semplice, meno complesso e dà subito l'idea. La simulazione incarnata come modello di percezione e immaginazione genera quindi quella qualità peculiare del vedere come, che gioca un ruolo significativo nell'esperienza estetica, senza ovviamente esaurirla. L'esperienza estetica è un qualche cosa di multidimensionale. Quello di cui vi ho parlato oggi è solo un aspetto, ma credo un aspetto che non possiamo lasciare fuori dal discorso. È un ingrediente importante del nostro apprezzamento per le espressioni creative umane. L'intercorporeità implicata dalla simulazione incarnata rappresenta un valido punto di partenza per analizzare le modalità di presenza delle immagini create dall'uomo, gettando così nuova luce sulle nuove risposte all'arte. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto sperando di incontrarvi di persona in un'altra occasione. Grazie e arrivederci. Bene, abbiamo goduto di questa relazione non facilissima da seguire, perché sono argomenti molto complessi, ma penso che il messaggio sia arrivato. Ora, a nome di Fondazione IPSA di Usi e di Città di Lugano, ho il piacere di dare il benvenuto al maestro Michelangelo Pistoletto. Che ha accettato il nostro invito ad essere qui stasera, tornando in Ticino dopo la sua mostra al Museo di Ascona di quest'estate, che ha tanto successo ha avuto. Il suo percorso artistico è stato oggetto di attenzione e riflessione da parte dei maggiori musei, istituzioni culturali del mondo, di collezionisti, di studiosi appassionati, ma anche ha raccolto l'interesse di neuroscienziati, come ad esempio Gallese, che l'avete sentito, come Samir Zeki, padre della neuroestetica. E devo dire che come artista globale e multidisciplinare ha preso parte a diverse iniziative proprio di arte, cultura e salute. Ricordiamo il lavoro fatto per la riqualificazione dell'ospedale Sant'Anna di Torino, che fu anche una delle prime azioni di questo genere, dove ha impresso il simbolo del terzo paradiso. Credo di avere un'immagine di questa, se ricorda. L'unico testo mio. Allora, stasera cercheremo di comprendere meglio cos'è stato della sua opera che ha attratto i neuroscienziati, grazie anche a Luigi Di Corato, che è stato compagno di avventura di questo corso qui a Lugano con Giovanni Pedrazzini e Silvia Misiti, e che invito al tavolo. Invito al tavolo anche il professor Alain Kaelin, che è qui come neurologo. E il professor Kaelin è direttore scientifico del Neurocentro della Svizzera Italiana a Lugano ed è professore ordinario presso la USI dal 17. È anche coordinatore del programma PhD della facoltà,
ha diverse attività di ricerca molto interessanti, sia di clinica che di base, e soprattutto esperto dei disordini del movimento, come la distonia, la citadistinesia, il morbo di Parkinson, ed è anche membro fondatore di questa società svizzera che si occupa di questi problemi, e ora ne è presidente. Quindi siamo in una bella compagnia e vediamo come affrontare questa tematica così complessa e affascinante. Mi siedo anch'io. Ecco, perfetto, ci sentite. Beh, mi unisco ai ringraziamenti, e dopo questa relazione sufficientemente complessa di Vittorio Gallese non posso che ricordare appunto anch'io che il lavoro di Michelangelo Pistoletto è stato spesso oggetto di interesse dal mondo della scienza, ma questo sin dall'inizio del suo percorso creativo. Anzi, forse è stato il primo artista che ha messo un po' insieme le cose, che ha lavorato su dei terreni di confronto, portando il punto di vista dell'arte come contributo essenziale ad altre modalità di pensiero, ad altre visioni del mondo. Proprio questa sua peculiarità lo ha portato a costruire Città dell'Arte, un'idea e tanti progetti che nascevano dal desiderio di mettere il punto di vista laterale dell'arte a servizio della comunità, a servizio della, diciamo, della condizione umana, se vogliamo dirla in maniera più ampia possibile. Certo che quando pensiamo a Michelangelo Pistoletto pensiamo a uno dei suoi lavori, dei suoi punti di riflessione più forte, che è già nel titolo di oggi, anche se giustamente, come dice Michelangelo, non è che tutto è riconducibile allo specchio. Però è vero che quel percorso artistico che a un certo punto dalla tradizione dell'autoritratto, io penso ovviamente non posso non pensare a Rembrandt, non posso non pensare a Rembrandt, che aveva il suo bello specchio lì di fianco a sé, di fronte aveva la sua tela bianca, e la sfida era tra il guardare se stessi, agire se stessi dipingendosi, e al fatto che a un certo punto Michelangelo Pistoletto ha rotto questo assioma in maniera radicale, un assioma che si perpetrava ormai da centinaia e centinaia di anni, forse da qualche migliaia, spostando lo specchio al centro, cioè superando la rappresentazione del sé, andando verso la presentazione del sé e creando di fatto un ordigno micidiale, perché era una macchina del tempo. Che lui su questo specchio presenta un'immagine data che segnatamente segna il passato in un certo senso, no? Perché quando noi la guardiamo è già stata messa lì, ma nel momento in cui la guardiamo abbiamo di fronte a noi il presente, quello che sta accadendo in quel momento, e probabilmente abbiamo anche nella nostra mente che qualcosa accadrà in futuro e che quindi quest'opera interagirà con qualcosa che gli passerà davanti. Ha creato queste macchine che sono delle macchine inclusive. L'opera d'arte di per sé è esclusiva, cioè è qualcosa che nasce, mi ricollego a Gallese, dalla mimesis, non c'è nulla poi in fondo di così nuovo nell'imitazione della natura o dalla presentazione dei propri punti di vista, dei propri sentimenti, ma è che in questo caso viene neutralizzata da una nuova posizione. Quindi non posso che fare come prima domanda a Michelangelo qualche cosa che ci porti lì, però ci porta magari da qualche altra parte, perché a un certo punto Michelangelo questi specchi li ha nascosti sotto i tavoli, sotto le sedie, cioè ci ha portati, non ce li ha solo presentati davanti agli occhi, ma ci ha in qualche modo posto il problema di andarceli a cercare. Che cosa è avvenuto in quel caso, Michelangelo? Buongiorno a tutti. Allora, sembra che tu abbia accennato un attimo fa alla partenza del mio lavoro, l'autoritratto. Ecco, perché l'autoritratto? Perché io avevo imparato, attraverso la conoscenza dell'arte moderna più avanzata, una cosa incredibile, che era
l'assoluta libertà e autonomia dell'artista, che aveva facoltà di fare un proprio segno, porre una propria immagine, una propria idea, e questa era inconfutabile. Non c'era critica che potesse dire no, ma guarda che quella potrebbe essere un po' migliorata. No, perché non si conosceva. Ogni artista esprimeva un proprio segno che non corrispondeva ad altri segni nella società, né di tipo religioso, né di tipo politico, né di tipo sociale, né di tipo educativo, di nessun genere. Quindi l'artista ha acquisito una assoluta autonomia. Questo tra gli anni 40 e gli anni 50. Ecco, io mi sono trovato in quel momento a decidere quale era la mia autonomia, qual era il mio segno. E ho capito che ormai l'esperienza del segno individuale era stata fatta. Io avrei potuto solo copiare l'idea del mio segno, perché avrei potuto fare un segno qualunque e dire questo è il mio segno, e va bene, ma infatti c'era già a quel punto, era già nata l'Accademia del Segno Personale, che oggi si è diffusa, gli artisti diventi artista facendo un segno personale. Ma io mi sono chiesto, cosa mi serve tutta questa libertà, questa autonomia, a cosa mi porta? Dovrebbe portarmi, diciamo, alla mia identificazione. Chi sono io? Io non posso decidere, io sono questo segno. Sì, posso deciderlo, ma non ho scoperto la mia identità. Ho deciso io, ho dichiarato io la mia identità. Quindi ho fatto un atto di imposizione e quindi non ho fatto nessuna scoperta. Ecco come mai io ho guardato nello specchio, perché solo nello specchio attraverso l'autoritratto, che è veramente la storia dell'immagine. L'immagine, gli artisti hanno sempre rappresentato quello che si vede, no? Ma non potevano rappresentare quello che si vede nel senso di se stessi. Come fai a rappresentarti se non ti vedi? Ecco perché è sempre servito lo specchio per fare l'autoritratto. Quindi l'autoritratto è già diventato il luogo di identificazione dell'artista messo davanti a se stesso, sul piano raffigurativo. Allora questo autoritratto, come ho potuto fare? Ho cercato di mettere il fondo dell'opera, dove io avrei dovuto essere fissato al centro, mettere il fondo in condizione di non più farmi guardare nello specchio e poi dipingermi, quindi inventarmi comunque un modo di rappresentarmi, quindi anche riproducendo tradizionalmente quello che uno fa, prende la propria immagine dallo specchio, la porta lì, nel modo di eseguirla fai un arbitrio. È già un arbitrio. Quindi tutti gli autoritratti sono arbitrari della storia. Io non volevo essere arbitrario, volevo fare una scoperta, volevo capire chi sono, cosa sono, perché sono, dove sono. Ecco, che non ho potuto far altro che, lavorando sul fondo del quadro, prima fondo oro, fondo argento, fino a un fondo nero lucidissimo, ho cominciato a dipingere la mia immagine vedendomi muovere dentro a questo fondo specchiante nero, e sono rimasto impressionato. Ho detto, ma cosa succede? Questo mio autoritratto viene fuori così come vengono fuori tutti gli elementi esistenti, da qualcosa che fa parte di tutto l'esistente, e quindi l'esistente è venuto fuori. E allora mi sono un po' fermato, poi ho ripreso, perché ho avuto un piccolo shock vedendo qui succede qualcosa di pazzesco, ed era pazzesco veramente, perché l'hai detto anche tu prima, è pazzesco, no? Questo specchio direttamente
poi ho usato poi dei materiali molto più specchianti, come l'acciaio inossidabile, lucidato, a specchio. E poi l'immagine che io dovevo fissare non poteva più essere dipinta da me, anche se mi stavo guardando dentro, perché non era oggettiva come sono oggettive le immagini riflesse nello specchio. Lo specchio è tremendamente, direi totalmente oggettivo. Quello che c'è davanti va dentro, non cambia. Certo, ci sono anche gli specchi deformanti, ma io sto parlando di uno specchio perfetto. Allora ho pensato, ma allora come faccio io a realizzare questa mia immagine oggettiva e direi anche automatica come lo specchio? Perché nello specchio ogni immagine che appare per un solo istante, prima non c'era, c'è e poi non c'è più, c'era, non c'è più. È il tempo che passa, è il movimento. E quindi ho detto, cosa posso fare? La fotografia, l'unica cosa che potevo fare è fotografare la mia immagine o l'immagine di un qualcosa che esiste e fermarlo sullo specchio. In quel modo avevo la stessa oggettività nell'immagine che nel riflesso. Ecco perché l'immagine che io fisso è memoria di un istante che è passato. E che lo dice la parola, è passato perché non c'è più, ha attraversato lo specchio. In quel momento lì c'era, poi non c'era più. Allora con la fotografia io riesco a fissare un momento, un istante che esiste per brevissimo tempo, però il tempo sufficiente perché io becchi quell'istante e lo possa fermare. Quell'istante diventa un fermo immagine di un film che viaggia al tempo attuale, che viaggia nel tempo. E quindi ho l'immagine come dice, fissa e la memoria e il tempo che cambia. Quindi la mia opera non è più bidimensionale soltanto, perché abbiamo normalmente la pittura su una superficie bidimensionale, altezza e larghezza, oppure tridimensionale, che è lo spazio che circola intorno all'elemento, ma è all'elemento, diciamo, artistico, ma è quadridimensionale. Quadridimensionale vuol dire la dimensione tempo-spazio, quindi è fenomenologico, non è più inventato da me, ma è qualcosa che è verificato nell'esserci. Questo è così, è. E quindi in questo senso io mi trovo molto bene con la scienza, perché la scienza lavora sulla fenomenologia dell'essere, così come le ricerche che hanno portato anche ai neuroni specchio sono ricerche scientifiche, sono ricerche che lavorano sull'essere, indagano sull'essere. E quindi sono sistemi di identificazione del nostro cervello, del nostro pensiero, del nostro essere e del nostro appartenere a un sistema universale. Questo è il rapporto che c'è appunto per me tra arte e scienza. Adesso allargherei la discussione anche ovviamente agli altri relatori di questa sera, perché penso sia stimolante per tutti e sia un'occasione veramente veramente preziosa quella che ci dai stasera, Michelangelo. L'ultima cosa che volevo dire riguardo di questo tema era che comunque determinando un'immagine sullo specchio tu sei dietro lo specchio, cioè aspetta no, io sono aspetta, qui dobbiamo parlare ancora un'altra volta di arte, quindi della prospettiva. La prospettiva nel Rinascimento è stata messa a punto la prospettiva in senso scientifico, cioè io quando ho visto la flagellazione di Piero della Francesca fatta nel 1400 e Rotti,
ho visto che non si trattava d'altro che di una fenomenologia scientifica. Perché? Perché tutti i punti del quadro corrispondevano a un percorso ottico, un percorso ottico che portava a un punto centrale, dunque che era chiamato l'infinito, chiamavano l'infinito in quanto non aveva termine questo punto, però tutto converge verso un punto. Allora, la fotografia è insieme a tutto il processo dello sviluppo scientifico è venuta al mondo, è venuta alla luce alla fine dell'Ottocento, quando tutte le altre scienze avevano già fatto un grande percorso. Quindi è il percorso della scienza che ha portato alla modernità. E addirittura la fotografia che ha messo in crisi l'arte alla fine dell'Ottocento, con l'impressionismo e poi col cubismo e poi col surrealismo e poi con l'astrattismo. Tutti questi sono delle ricerche nella modernità che sono state fatte per supplire quel fenomeno del, diciamo, artigianale della riproduzione del vero, che era quella fatta a mano. E la fotografia ha sostituito l'artigianalità della riproduzione e quindi ha favorito poi la super moltiplicazione delle immagini. E quindi allora gli artisti si sono detto: ma serve ancora l'arte? Il mestiere dell'artista non serve più. Allora si sono detti: sì, però può darsi che l'arte sia ancora altro, che possa sopravvivere alla fotografia, sopravvivere a questa meccanizzazione. E quindi sono nati i movimenti, i vari movimenti. Il surrealismo cos'era? Beh, come fai a fotografare i sogni? Ma io ve li mostro. Come fai ad avere un'immagine che è spezzata in mille particolari? Ma io la faccio, la fotografia. Oggi forse con i sistemi più avanzati ce la facciamo, ma allora non se la facevano. Così come l'urlo di Munch, questo espressionismo era qualcosa che andava al di là della meccanica fotografica. Beh, io ho fatto una cosa molto molto particolare. Io ho utilizzato la fotografia che era stata bandita dal sistema dell'arte moderna come necessità assoluta, come ripresa del sistema scientifico nell'arte, perché l'arte è diventata fenomeno scientifico. Questa è la differenza. Io ho ripreso la fotografia come necessità assoluta, quella che aveva messo in crisi l'arte. Ecco, adesso non mi ricordo più perché sono... Comunque. No, ci siamo. Bene, magari alteriamo un po' arte e scienza e voglio fare una domanda al professor Kaelin. E volevo sapere come ha impattato questa teoria dei neuroni specchio sulla neurologia, sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista clinico. Cioè, ci ha permesso di comprendere meglio ad esempio qualche malattia oppure ancora qualcosa che sì, stiamo cercando di capire. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie mille per la domanda anche. Ma penso che sono diversi punti. Innanzitutto c'è stato con questa teoria veramente un cambiamento di paradigma, no? È stato detto, quando guardo un'immagine non è soltanto qualcosa di lineare, di tattura del visivo, eccetera, o a livello motorio, che è la mia specialità, il sistema motorio non è soltanto l'interruttore, dopo c'è la luce o il motore. Il nostro sistema motorio è una rappresentazione dello spazio che ci permette di capire lo spazio, e penso che questa teoria, diciamo, la scoperta dei neuroni specchi ha completamente cambiato. Dall'altro canto, io sono completamente affascinato di quanto detto dal maestro adesso, e se vedo lo specchio come l'inizio, no? O come una parte del percorso, ma non con la fine, no? E c'è l'evoluzione, e forse anche se ho nel mio cervello
dei neuroni specchi che funzionano, che sono diversi, diciamo, diversi esempi nel sistema motorio, eccetera. Per me non è la fine, ma è l'inizio. Cosa fa il cervello con questo? La creazione artistica? Si è parlato del concetto nella video della simulazione incarnata, no? Il fatto di quasi il cervello fa una simulazione per poter capire qualcosa. Io non sono sicuro se cosa sia sufficiente, probabilmente una parte, dipende anche da quale sistema parliamo, forse dell'empatia gioca un ruolo più importante. Ma penso che, per tornare alla domanda, penso che il nostro cervello ha una capacità enorme di imitare anche, anche se adesso andiamo un po' via dell'arte, andiamo un po' nella medicina, ci sono delle malattie neurologiche, delle demenze, dove parliamo di diecolalia o diecoprasia. Cosa vuol dire? Io dico qualcosa e il paziente ripete ciò che sto dicendo, malgrado il fatto che non vuole dirlo. Non è che c'è una volontà cognitiva e una volontà di dire qualcosa, ma il suo cervello non può fare niente di altro che di essere come un eco, no? Uno specchio, diciamo, acustico. L'ecoprassia, faccio un movimento e il paziente lo fa senza voler farlo. Se chiedo, ma lei voleva fare? No, non volevo farlo, ma lo faccio. Vuol dire, sono dei meccanismi che succedono anche nelle situazioni patologiche, dove c'è una disinibizione. Vuol dire, abbiamo dei meccanismi di imitare, che giocano un ruolo molto importante naturalmente nell'apprendimento motorio. Come possiamo imparare qualcosa? La prima fase di ogni apprendimento è una fase sensoriale, che può essere visiva, molto anche tattile. Quando imparo, non so, a suonare di uno strumento, c'è l'aspetto del somatosensoriale, come diciamo, di sentire il mondo, e che ha un effetto diretto sull'apprendimento motorio. Vuol dire, abbiamo certamente dei meccanismi di base, e la teoria dei neuroni specchi ci ha permesso di capire meglio, di cambiare il nostro modo di vedere come il cervello funziona, non come una macchina lineare, ma come una macchina che va anche quasi in risonanza col mondo, se posso dirlo così, con questi specchi. Dall'altro canto, nella neurologia quotidiana, il lavoro del neurologo non è che ci aiuta granché a curare meglio le malattie, forse a capirne certe di più, capire i meccanismi legati all'empatia. Sono delle malattie neurologiche dove l'empatia soffre molto, capiamo meglio, ma la grande difficoltà è che il cervello è qualcosa di non soltanto di molto complesso, ma di non così facile da studiare. Le prime scoperte erano nelle scimmie, vuol dire dove si mette un ago in una zona della cortice e si guarda quando lui osserva un movimento. Questo ovviamente nell'essere umano posso farlo, forse in un paziente che ha una chirurgia per l'esilessia, dove devo fare un'operazione, e vado, allora approfitto dell'operazione per andare con un ago su un neurone. Ma tutta l'esperienza artistica, tutte queste cose, è molto difficile di fare dei studi, di capire dell'essere umano. E perciò che ci sono molte cose che sono ancora ad oggi delle ipotesi, e io faccio sempre il paragone col cervello come una cattedrale, no? Una grande cattedrale molto complessa, e con i loro specchi si è scoperto un tipo di mattoni, no? Capiamo che ci sono questi mattoni che, funzionando così, la difficoltà è dire, ma la cattedrale è fatta soltanto con questi mattoni? In quale parte della cattedrale questi mattoni sono veramente importanti? E da qualche sono qui, ma in realtà non sono così importanti. Questo non lo sappiamo veramente, non sappiamo se certi neuroni, sistemi specchi nel cervello umano sono veramente fondamentali per come è stato detto, per esempio per la percezione, l'esperienza estetica, e dove sono? Beh sì, ci sono qui, ma allora come un eco, come il mio paziente che non può fare, dovuto alla sua malattia, altre che rifare, ma non è che
ha un grande significativo, diciamo, dell'esperienza del paziente o della sua esperienza cognitiva. Questo penso è la difficoltà, e perciò che è molto dibattito nell'ambito della clinica. Molte grazie, professor Kerlin. Ci ha disegnato un quadro che riflette un po' la complessità di capire questi fenomeni, ma poi ne farò un altro. No, ma mi sentono anche da qui. Certo. Ritorno alla sezione artistica con altre domande. Luigi, vuoi? Ma Michelangelo magari oppure può interrogare le domande al neurologo, come preferisce. Ma io non voglio interrogare il neurologo, perché il neurologo già mi racconta delle cose che mi sono estremamente utili, perché quello che io posso fare come artista è qualche cosa di, come si dice, di propositivo, di immaginativo. Io posso intuire, ecco. Ho trovato, per fortuna, un mezzo, che è lo specchio, che mi permette di intuire verificando. Questo è il punto. Io credo che la scienza abbia la stessa cosa: intuire verificando. E quindi per me è molto importante, quando io poi faccio il mio percorso, sempre utilizzando il fenomeno speculare, che mi porta alla dimensione tempo, spazio, mi porta alla dimensione io e noi, io e tutti, perché nello specchio ci siamo tutti. Prima mi avevate chiesto dove sta lo spettatore. No? Lo spettatore sta esattamente fisicamente al centro dell'opera. Perché? Avevo parlato della prospettiva. Quando io guardo un quadro specchiante, dentro al quadro specchiante vedo tutto quello che posso vedere, tutto il visibile davanti a me, tutto che l'occhio mi porta. Ma quello che io vedo davanti a me sta dietro di me, sta alle mie spalle. Non è più solo una prospettiva come quella rinascimentale, che partiva da un momento andando avanti verso il futuro, e quindi una conquista del futuro andando avanti, quello che si vede fuori dalla finestra. Ma al di là della finestra io non ci sono. C'è tutto quello che sta fuori di me. Per cui io, nel quadro specchiante, invece, ci sono. Sono dentro. Ma sono dentro e ci sono, ma io posso entrare fisicamente, praticamente, in quella prospettiva facendo un passo indietro. Lo specchio mi mostra tutto quello che sta davanti a me. Ma è una prospettiva che viene da dietro, tutto ciò che mi sta dietro, quindi mi mette gli occhi dietro alla nuca. Io vedo davanti guardando dietro, e quindi posso girarmi, e mi giro con lo specchio a 360 gradi, anzi a tutto tondo. Quindi io sono al centro, fisicamente. Sono fisicamente al centro, perché quello che io, perché qui parliamo dello sguardo, parliamo dell'occhio, parliamo di se io voglio entrare nello specchio, voglio camminare dentro lo specchio, non ho da fare altro che allontanarmi. Ogni passo che faccio indietro è un passo dentro lo specchio. Questa è la prospettiva doppia. Faccio un chilometro fuori dallo specchio, sono un chilometro dentro lo specchio, mi vedo piccolo un chilometro dentro. Ecco, questa è una dualità. Ma io penso veramente che lo specchio sia dappertutto. Ecco perché quando la scienza arriva a toccare quell'argomento, io dico: adesso sentiamo cosa mi dice, perché mi dà una verifica pratica. Perché la scienza mette la persona al centro, la mette dentro. Questo per me è importante. Mi dà una verifica pratica.
Quindi deve, secondo me bisogna poter camminare insieme, bisogna lavorare insieme, perché abbiamo l'immagine, poi la parola immaginazione viene da immagine, e quindi abbiamo l'immagine e l'immaginazione. L'artista, secondo me, le opere dell'artista sono metafisiche. Perché sono metafisiche? Perché la parola meta vuol dire oltre, però senza la parola fisica non c'è l'oltre. Sono metafisiche, oltre il fisico, e però senza il fisico non c'è l'oltre, ecco il punto. E quindi noi abbiamo la specularità dell'oltre che ci porta al fisico. Questo secondo me. La mia domanda è, non c'è. Maestro. Ma perché lo so che loro lavorano per darmi delle risposte continuamente, non solo in questa sede, ecco. Mi permetta una domanda veramente naif, perché gliel'avranno fatta centinaia di volte, magari qualcuno del pubblico gliela vorrebbe fare, ma perché a un certo punto lei si è messo a rompere questi specchi? Beh, vede, lo specchio, la domanda è pertinente, grazie. Lo specchio è... Allora, qual è la qualità dello specchio? Perché lo specchio mi permette di fare tutto quello che sto facendo, dire quello che sto dicendo? Perché lo specchio mette insieme due elementi di fondo, il nulla e il tutto. Perché nulla? Perché lo specchio non ha immagine propria. È fatta di l'acqua, tutto ciò che è liscio, riflette. Non ha immagine, l'acqua non ha immagine propria quando riflette, perché rispecchia tutto quello che c'è, non se stessa. Lo specchio non esiste proprio, non si dichiara, non esiste, è solo uno strumento, è uno strumento, è uno strumento che mi offre la visione di tutto nello zero, nella sua assenza, perché se ci fosse stato già anche solo un puntino, in quel puntino... Poi io ci ho messo delle immagini, ma di per sé lo specchio non aveva puntini. C'è un puntino lì ci sarebbe un difetto di riproduzione, quindi il tutto sarebbe il tutto meno quel puntino lì, che sarebbe un disastro, insomma. Ecco che lo specchio ha questa capacità di essere dappertutto. Dunque, quando io spacco lo specchio, perché lo spacco? Perché vado a recuperare il suo corpo, il corpo che ha, perché senza quella materia lì lo specchio non ci sarebbe. Allora io non mi accontento del riflesso, voglio anche conoscere la materia che mi permette al riflesso di esistere. Allora ho questo grande lo specchio è illimitato. Perché non è che se io ho uno specchio nel bagno o uno specchio che tiene tutta quella parete, ma può continuare all'infinito. Lo specchio è sempre lo stesso, fa sempre la stessa funzione. Ma cosa c'è dietro lo specchio? Cosa me lo fa esistere, visto che siamo fatti di materia? Ho voluto toccare la materia dietro lo specchio. Allora cosa rimaneva da fare? Spaccare lo specchio. Spaccando lo specchio ho messo in evidenza il suo rapporto tra lo specchiare e l'essere fisico. Infatti tutti i pezzi caduti per terra hanno cominciato a riflettersi l'uno nell'altro. E poi è bellissimo, perché poi adesso col sistema di ripresa abbiamo fatto la ripresa al contrario, no? Pam, piurr, tutti gli specchiare, poi fotografo lo proietti al contrario, vedi lo specchio, i pezzettini che tornano tutti i pezzettini. Questi pezzetti sono ciascuno una persona della società. Ognuno di noi lo specchio è la società. Noi siamo frammenti di una società che esiste fisicamente e che pensa, vede, ragiona e interagisce. Ecco perché c'è la rottura dello specchio. Lo stavo chiedendo, grazie. Ma a me mi piace molto questa idea dello specchio che non ha di immagine, che non ha niente di proprio,
e bisogna forse spaccarlo, e per me anche un po' il limite della teoria dei neuroni, no? Se veramente abbiamo soltanto dei neuroni, dei specchi, vuol dire non hanno nessuna immagine propria, sono soltanto riflettendo qualcosa di altro. Esatto. E perciò che se vengo al cervello, io vedo piuttosto il cervello forse come il spettatore, ci sono forse dei specchi, se torno sulla teoria c'è un sistema neuronale che permette questo annullamento del fenomeno per aprirsi all'altro. Assolutamente, ma penso che il cervello è anche molto di più di questo, come a volte il cervello è quello che va a spaccare anche il suo specchio. Senza il cervello i miei quadri specchianti non funzionerebbero. Se il mio cervello ha una capacità di seguire il tempo e il ragionamento che ne deriva, se no non lo capirebbe. E proprio mettendo insieme due elementi, che sono: uno è la memoria di un momento, quindi il tempo fermato, e il tempo mobile, che fanno sì che il mio cervello possa percepire questa fenomenologia dello spazio-tempo, perché noi siamo proprio neurologicamente fatti per poter comprendere un quadro specchiante se no non lo capiremmo. Un'altra cosa che ci riporta invece in un campo da cui siamo partiti, perché io seguo questo progetto del Terzo Paradiso forse da proprio i primi passi, e mi ha accompagnato anche nella mia formazione. Ci siamo conosciuti diversi anni fa in occasione forse di una delle prime presentazioni del progetto. L'ho sempre sentito molto vicino al concetto di specchio, come se tu ci mettessi nelle condizioni di far funzionare, speriamo, i nostri neuroni a specchio rispetto a quello che ci proponi, rispetto a quel tornare all'ombelico, quel tornare a riconsiderare che siamo fatti di due cose molto apparentemente molto diverse da loro. La nostra natura è quello che abbiamo inferto alla crosta terrestre con il nostro passaggio, nella ricerca di qualcosa che forse è di più e meglio e che forse è venuto il momento di potersi permettere. Quindi quel nuovo ombelico di cui hai parlato tante volte. Devo dire che in questi anni il tuo lavoro è stato profetico, perché il ritorno alla natura, il ritorno all'ambiente, vedere delle intere generazioni che finalmente si riappropriano di questo spazio che tu hai disegnato al centro di un nuovo infinito, mi ha fatto pensare che forse dovremmo azionarli un po' di più questi neuroni a specchio per cercare di seguire questo presupposto che ci hai presentato qualche anno fa. Vedi, questa è una formula, è la formula trinamica, questa è la formula trinamica. Infatti, guardate, dall'altra parte c'è proprio, si vede, no? C'è scritto 1 e 1 uguale 3. Da una parte c'è 1, dall'altra parte c'è l'altro, fa un altro 1. 1 e 1 fa 2, la dualità. Nel cerchio centrale c'è un vuoto. Questo per fortuna è sempre vuoto, perché questo vuoto permette ai due elementi che stanno dalle due parti di incontrarsi e creare un terzo elemento che non esisteva. Così come, non so, idrogeno da una parte, ossigeno dall'altra, abbiamo l'acqua. Polo positivo, polo negativo, abbiamo l'energia elettrica. Questa è la formula della creazione.
tutto si crea nella connessione di due elementi, maschile, femminile. Abbiamo un uomo, abbiamo una donna, abbiamo tra i due nel cerchio centrale, ecco che parlavo di ventre procreativo, nasce un essere che non esisteva, è la creazione fisica. Poi però abbiamo anche la creazione mentale, che è la creazione artistica, la creazione, tutte le azioni che state tutti voi, che stiamo tutti noi facendo, sono azioni che mettono, che combinano elementi diversi, e siamo creativi continuamente, creiamo continuamente, ogni nostra azione è determinata da una dualità, ogni rapporto umano è determinato da una dualità. E questo ecco che questo ombelico, che io ho detto, questo è il ventre, della nuova umanità, dove noi mettiamo insieme good and bad, dove mettiamo insieme il mostro e la virtù, perché noi con lo stesso metodo possiamo creare i mostri. Prendiamo due cose, l'estetica, abbiamo parlato di estetica, ma l'estetica può essere mostruosa. Prendiamo l'estetica hitleriana, per esempio. Stiamo attenti, perché c'è un'etica incredibilmente perfetta. Facciamo fuori tutti gli ebrei, facciamo fuori gli storpi, facciamo fuori... questa è una etica. Non che l'etica vuol sempre solo dire far del bene. L'etica è un... E allora, giustamente, lei ha detto prima, l'estetica e la fisicità del movimento delle cose, l'esistenza, sono come si dice, sono l'uno nell'altro e viceversa. Quindi l'estetica è lì, ma stiamo attenti, perché abbiamo una responsabilità etica fortissima nell'estetica. Ecco che dobbiamo pensare anche a questa formula come la formula dell'equilibrio e dell'armonia. Il mostro da una parte, non lo elimini, c'è. La virtù dall'altra, non la elimini, c'è. Ma al centro devi trovare il rapporto equilibrato tra il mostro e la virtù. Noi siamo mostri e virtù, ciascuno di noi. Possiamo fare cose meravigliose e mostruosamente belle. Ecco che la bellezza mi preoccupa, se non è moderata dal contesto dell'equilibrio. Stiamo attenti. Ecco, quindi la responsabilità che abbiamo assunto conoscendo, facendo sempre più conoscenza della realtà dell'esistente, e anche questa libertà straordinaria di cercare, di fare, di sviluppare, portano poi a delle conseguenze che oggi meraviglie, però disastri allo stesso tempo. Stiamo facendo danno al pianeta stesso. Ecco che quando io ho trovato la parola terzo paradiso, voleva dire è un'applicazione della formula trinamica. Vuol dire che tu prendi la natura, il primo paradiso, quello naturale, di quando eravamo assolutamente irresponsabili, erano totalmente inclusi nella natura. Il secondo paradiso, quello artificiale, che abbiamo creato dal morso della mela in poi, uscendo dalla mela, abbiamo creato il paradiso artificiale, e adesso abbiamo un paradiso artificiale di cui noi siamo assolutamente autori, non è la natura, siamo noi autori del paradiso artificiale, e quindi siamo responsabili di come noi stiamo danneggiando la natura col nostro paradiso artificiale. Il mondo artificiale è entrato in collisione col mondo naturale. Allora abbiamo bisogno di prendere questi due mondi e cominciare a vedere quale equilibrio riusciamo a fare. Quindi la nostra grande libertà, sia di artisti che di scienziati che di persone politiche che di qualsiasi mestiere, abbiamo questa grande libertà, è una responsabilità. Oggi dobbiamo condividere responsabilità e libertà. Questo è quello che io penso.
quello che io penso. Quindi tutto quello che noi stiamo studiando, facendo, eccetera, eccetera, si deve portare. E poi, per fortuna, persino l'ONU adesso ha messo delle regole che sono i 17 punti della sostenibilità, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo entrare praticamente in questa nuova dimensione. Io penso che, dato il Covid e l'esperienza che abbiamo avuto con quello che è la salute, anche qui siamo proprio nel campo giusto per parlare di quello. Ma questo non ne parlo io, ne parlate voi. Se volete applaudire, applaudite. Allora, sì, ci sono domande dal pubblico, abbiamo un piccolo spazio che possiamo riempire con... Lasciamo... C'è qualcuno che vuol fare domande al neurologo, all'artista, professor Pedrazzini? A proposito di specchi, più che una domanda è una riflessione che vi lancio. Una delle caratteristiche di certi ordini religiosi, soprattutto quelli contemplativi e di clausura, è che non usano gli specchi, perché loro dicono si specchiano nell'altro. E quindi loro non vedono non vivono senza la loro immagine, perché c'è questa regola quasi ferrea che dicono dobbiamo specchiarci in quello che vede l'altro. E cosa ne dite? Io penso che sia necessario avere una cognizione, una... Noi non siamo in effetti come esseri che, messi a nudo e a crudo uno davanti all'altro, producono qualche cosa che possiamo chiamare civiltà. È un processo lentissimo, lunghissimo di acquisizione, di cognizioni. Abbiamo cominciato a dar significato alle immagini, abbiamo cominciato a creare la prima opera d'arte, è un affresco. La prima opera d'arte è l'impronta di una mano sulla parete della caverna. Quella mano non è la mano della persona. È la mano della persona, ma non è la mano della persona. E quindi è l'immagine, è la virtualità. Nasce in quel momento un rapporto tra il reale e il virtuale che abbraccia l'universo. Ogni incognita, ogni idea, ogni immagine, ogni immaginazione può aver senso. È lì che si comincia, per esempio, sulle stesse caverne, poi vediamo tante mani. È l'inizio della società, gente che sa già perché mette lì le mani. Quindi se uno non sa chi è, cosa fa, perché lo fa, con l'altro non sa che fare. Questa è la società. Non basta mettersi davanti. Come commento a questa osservazione del professor Pedrazzini, mi viene in mente questo: un grandissimo cognitivista italiano, Ugo Morelli, che tra l'altro ha lavorato con Gallese a Parma, sostiene che solo il rispecchiamento con un'altra mente ci consente di comprendere la nostra, questa intersoggettività, e forse ancora più profondamente ci consente di averne una. Quindi credo che questi religiosi siano molto, molto avanti. Uno e uno fa tre. Nasce sempre un terzo elemento. Se non nasce un terzo elemento, succede nulla. Bene. Qualcun altro vuole intervenire? Vuole fare domande? Prego, sentitevi liberi. C'è un ombrello alzato. Non siamo ad un'asta, quindi immagino che sia una domanda. Vorrei dire, grande collezionista, due parole a pistoletto, perché mi è
mi è venuta in mente una grande riflessione di Gillo Dorfle sul rapporto arte e scienza. Lui disse in una conferenza addirittura a Palermo, a cui io per caso ebbi a Catania, dice mia moglie, ha ragione, a cui io per caso ebbi l'occasione di assistere, disse una frase che mi colpì molto. Mi disse: in Italia ci sono 4 personaggi fenomenali nel campo dell'arte. Uno è Piero della Francesca, l'altro è Giacomo Balla, il terzo è Fontana, il quarto è Pistoletto. Allora, qui si va dall'invenzione neoplatonica della prospettiva fino allo specchio specchiante. Cosa dice di questa frase fulminea, perché non aggiunse altro, e Gillo Dorfle era una persona estremamente esigente. Grazie. Beh, ha detto qualcosa di giusto, prima non so se avete fatto caso, ho menzionato Piero della Francesca con la prospettiva. Piero della Francesca apre la prospettiva che arriva ai nostri tempi, e ne ho già parlato. Però quel punto chiamato l'infinito, dove tutte le linee convergono nella prospettiva, nella modernità è diventato un cubo bianco, che infatti nell'arte l'hanno chiamato il white cube, cioè il luogo dove si mettono le opere d'arte, che però corrisponde, Mondrian per esempio, perché secondo me manca Mondrian in questa rassegna. Mondrian è? Come? Parlava dell'Italia. Dorfle accennava all'Italia. Ah, parlava dell'Italia, giusto. Beh, però l'Italia fa parte del mondo, dunque Mondrian. Lo dice la parola stessa. Allora, Mondrian cosa fa? Trasforma la prospettiva. Lui faceva degli alberi prima. Negli alberi c'è aria, c'è qualcosa che sta nello c'è uno spazio tra i rami. Ha detto basta, ha fatto delle squadrature, quindi ha fatto una planimetria, ha fatto proprio come si può dire, disegno di una città, di un sistema chiuso. E quindi lui ha creato un muro di fronte alla prospettiva. La prospettiva è finita. Allora, poi c'è Balla, e quindi il futurismo, che è di nuovo italiano, pensano a... Cioè, ma, insomma, già prima di tutto dicevano mettiamo lo spettatore al centro dell'opera. Lo dicevano, ma non sono riusciti a farlo. Dicevano, bisogna pensare che c'è uno spazio nuovo, che è il tempo, e quindi... Il cagnolino che si vede che cammina, con tutte le gambette che cammina, perché finge il movimento del tempo, il movimento che passa, come un filmato, gli uccelli che li vedi come se fosse un film, tac, 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 che volano. Però parlava del tempo e spazio, ma non è riuscito a farlo. Io sono riuscito a farlo. Fontana è un artista che ha sentito questo white cube come una prigione, perché quando lui buca la tela, buca il muro, vuole uscire da quel white cube, vuole uscire da quel muro che ha chiuso la prospettiva. Io quando vedevo Piero della Francesca dicevo: Piero della Francesca ha fatto una prospettiva per la società. Allora, nel 400, ho detto:
Può un artista oggi, io mi ponevo come domanda, fare un artista fare una proporre una prospettiva per la società oggi? Fontana è uno che tenta, boom, buca il muro, lo taglia, lo trafigge, lo chiama opera spaziale, cerca un nuovo spazio. Quando Fontana, siamo diventati molti amici prima che mancasse, ha visto i miei quadri specchianti, mi ha detto: tu hai bucato il muro senza colpo ferire. Ecco perché qual è il processo. Ho fatto la prospettiva nuova, ho aperto la prospettiva nuova, ed è quella di cui stiamo parlando, del bisogno di cambiare la società attraverso delle sostanze mentali e pratiche. Questo è quello che stiamo facendo. Città dell'arte è un laboratorio di cambiamento della società, dove ci sono le scuole, dove vengono i giovani, dove vengono gli esperti. Si lavora pensando di distribuire questa possibilità di prospettive nuove, ma le dobbiamo creare tutti insieme. Non è più l'artista da solo che può fare l'opera, adesso l'opera la dobbiamo fare tutti noi. Bene, mi piacerebbe stare qui ancora alcune ore, ma questi incontri hanno questo difetto, che hanno un inizio e una fine. Siamo arrivati quasi alla fine, e quindi lascio che magari Luigi possa, se vuole, chiudere la riunione. Beh, io sicuramente volevo ringraziare Michelangelo e tutti voi per essere stati qui e per aver esercitato, spero, i vostri neuroni a specchio su quello che abbiamo sentito e condiviso oggi, anche rispetto alle grandi prospettive. Ho anche l'opportunità di ricordarvi che venerdì e sabato avremo il nostro primo forum di cultura e salute. Abbiamo sicuramente una proiezione pronta dietro di me, ma che non vi mostrerò per evitare di rompere questo momento davvero emozionante e toccante che abbiamo condiviso questa sera, ma che sarà una bella occasione per indagare molti dei temi che abbiamo affrontato in queste settimane insieme in maniera più sistematica, andando ad interagire con chi ha sperimentato poi nei fatti, nel mondo medico e nel mondo della cura, l'utilizzo dell'arte per migliorare sostanzialmente le condizioni di benessere delle persone. Quindi davvero vi invito venerdì pomeriggio all'Accademia di Architettura a Mendrisio e poi sabato a raggiungerci invece all'AC per poter scoprire con noi uno scenario davvero straordinario, e anche quello che lo stesso Ticino è riuscito a fare in questi anni grazie a quella Call for Case Studies che abbiamo messo in atto e che ci ha permesso di scoprire tanti progetti che a questo punto avremo la possibilità di mettere in rete, fare in modo che possano confrontarsi tra di loro e che magari insieme possano costruire finalmente anche un centro di competenze che questo territorio potrebbe facilmente ospitare per creare condizioni anche nuove e un nuovo territorio di scambio, quasi un terzo paradiso in cui scienza, in cui salute e arte possono essere generativi di una diversa visione sul benessere nella nostra comunità. Quindi davvero grazie di cuore anche da parte mia, grazie professor Kelin e grazie soprattutto a Michelangelo per essere stato con noi questa sera. Grazie a tutti voi.